Cari amici, benvenuti a una nuova puntata di Pungolo Talk. Siamo sempre presso lo studiolo di Carto Aliotta qui a Bagheria e oggi il nostro ospite è l'assessore alle politiche sociali del comune di Bagheria, Emanuele Tornatore. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei per avermi invitato. Allora Emanuele, andiamoci del tuo, sì. Tanto la gente lo sa che siamo amici. Allora Emanuele, quanto è difficile fare l'assessore alle politiche sociali in un comune così grande, con tante esigenze, con grandi sacche anche di povertà? Beh, è chiaramente un compito molto arduo, molto difficile, come bene dicevi, soprattutto anche in questo periodo, che qui nessuno era preparato, diciamo, a vivere. Che indubbiamente il periodo della pandemia, che è ancora in atto, e l'emergenza sanitaria e la chiusura di tutto ha chiaramente complicato e ha potenziato purtroppo la povertà. E quando parliamo di povertà non parliamo solo di una povertà prettamente economica, che c'è. È chiaro che c'è un problema invece molto più complesso, molto più grave, che è proprio una povertà educativa, che riguarda la famiglia. Non a caso, ecco, l'assessorato della politica sociale è la famiglia, perché c'è un problema legato alle famiglie, un problema legato alla problema proprio educativo, ci sono molte solitudini, ci sono molte fragilità stratificate. Alla fine, paradossalmente, il problema economico, prettamente economico, che si è in qualche modo tamponato anche con il reddito di cittadinanza, che ha dato un grosso aiuto, è secondario, perché possiamo anche risolvere un problema economico, ma le fragilità educative, i problemi che la famiglia vive quotidianamente, lì è un campo molto più spinoso anche per l'intervento delle istituzioni. Tu parli naturalmente con condizione di causa, perché hai lavorato tanto presso la comunità di San Giovanni Bosco in un territorio, insomma, abbastanza particolare. Quindi hai toccato con mano quello che è appunto questa fragilità di cui stai parlando. Sì, ma paradossalmente mi sono, indubbiamente Contro da Monaco porta questa eredità. In realtà ci siamo resi conto che questa fragilità della famiglia, con tutti i problemi che ne derivano, dei minori, delle solitudini degli anziani, delle droghe, il consumo delle droghe, delle dipendenze da alcol e da gioco, i problemi legati alla salute mentale, alle depressioni, eccetera, riguarda la povertà sanitaria. C'è tanta gente che non si cura, non si vuole curare, ha difficoltà a curarsi. Di questo parleremo adesso tra poco, sì. A proposito dell'ambulatorio. Sì. E quindi praticamente questa povertà, questa fragilità riguarda tutta la città, riguarda le periferie geografiche, quindi a monte, a valle della città, ma riguarda proprio anche le periferie sociali. Cioè noi anche dentro il centro storico, nelle vie che noi non siamo forse magari anche più in, tra virgolette, in realtà in alcune case, in quei condomini, ci sono tante fragilità che spesso rimangono nascoste, perché c'è un modo anche culturale, sociale di viverle che è completamente diverso. Ma non è la povertà, anche quella educativa, non è concentrata solo in un quartiere. Ripeto, quello è stato, un quartiere nuovo dove si è concentrata anche all'attenzione per tanti anni e deve essere sempre mantenuta alta l'attenzione. Ma abbiamo altri quartieri di espansione, abbiamo i quartieri del centro storico che vivono i medesimi problemi di Contro da Monaco. Diciamo che per intervenire l'amministrazione locale ha bisogno di risorse, cosa che insomma non ci sono sempre di meno, i trasferimenti arrivano pure in ritardo. Per fortuna che c'è una grande fetta di volontariato che aiuta e supporta anche il comune, con cui voi avete allacciato una sorta di rete, in primis la Caritas cittadina. Sì, è che noi in realtà qualche strumento economico l'abbiamo, perché il Ministero sta dando ai comuni la possibilità di potenziare per esempio i servizi sociali. Noi avevamo solo 6 assistenti sociali, tra l'altro a un orario ridotto. Immaginatevi, 6 assistenti sociali su una popolazione molto ampia. Invece oggi, grazie al Fondo Inclusione, grazie al Fondo Povertà, abbiamo altre almeno 10 figure professionali che ci danno un grossissimo sostegno. Indubbiamente da soli non ce la possiamo fare. Il totale delle risorse che ha il comune quanti sono per Ma questo noi, settore? Dal punto di vista economico? Sì. Sono divise, quindi io non ti potrei dire una somma, una cifra generale. Penso che superi il milione di euro, no? Sì, sì, ma per tutto, cioè dal personale per esempio all'educativa domiciliare, all'educativa territoriale, ai disabili, quindi
sembrano moltissimi soldi, ma i numeri degli utenti sono In aumento. tantissimi, sono in aumento e sono Ma tantissimi. dico, il fatto per esempio dei minori in casa famiglia, Sì. dove si spendono un sacco di soldi, non si potrebbe ipotizzare per esempio un affidamento direttamente alla famiglia, all'associazione, Sì, insomma? devo dire che già l'amministrazione precedente aveva pensato a istituire questo polo infanzia col centro affidi e da quest'anno questo centro affidi è stato potenziato e rafforzato e per esempio gli ultimi dati sono che in quest'ultimo anno noi abbiamo destituzionalizzato, quindi abbiamo fatto uscire 15 bambini dalle comunità, chiaramente perché è possibile farlo, cioè Perché perché peraltro costa. un bambino in una comunità ci costa intorno ai 2.000 euro al mese. Ma ci sono bambini che devono rimanerci perché hanno una condizione di vita e diciamo l'itere che l'ha portata alla casa famiglia che non può essere, non è reversibile. Ci sono invece, grazie al centro affidi, grazie alle famiglie d'appoggio, cioè grazie al lavoro d'equipe, quest'anno, grazie anche all'assistenza sociale, abbiamo portato 15 bambini fuori dalla comunità con famiglie affidatarie o spesso anche nel nucleo diciamo d'origine, laddove si è cambiata la condizione sociale. Ma indubbiamente noi abbiamo più di 60 bambinori che sono istituzionalizzati, cioè che sono dentro le case famiglia. Ecco, poco fa parlavamo dell'assistenza sanitaria. Tu dicevi che molti addirittura rinunciano a un'assistenza. Però c'è una collaborazione, c'è un protocollo tra Comune, Caritas e altri enti Sì. per l'apertura di un centro a Palazzo Sì. Butera che funzionerà come e quando? Allora, noi abbiamo iniziato questo progetto prima della pandemia. E Perché volete l'arcivescovo, tra l'altro? chiaramente c'è una forte collaborazione, come dicevi, con la Caritas cittadina, con le comunità ecclesiali, con le comunità religiose, perché durante anche la pandemia abbiamo avuto un rapporto diretto, per esempio, con i pastori evangelici, con le comunità evangeliche, che rappresentano anche quelle delle, diciamo, realtà presenti nel territorio, periferiche, diciamo. E poi con tutta una serie di associazioni, come quelle, diciamo, i Service, quindi Lions, il Rotary, ma anche la Croce Rossa, cioè tutta una serie di realtà che abbiamo fatto un patto di comunità, cioè qui da soli non ce la facciamo. E allora abbiamo pensato, insieme ai medici, professionisti, in pensione, dei Volontari, diciamo. volontari del Rotary, dei Lions, dell'Associazione Medica Bagliarese, di istituire, quindi questo prima, diciamo, del lockdown, questo ambulatorio medico di prossimità. E sappiamo che le visite specialistiche, soprattutto, non sempre le visite si possono fare subito. Tanta gente non ha la possibilità di andare a pagare, la visita, no? Quindi nel privato. E in più c'è un problema legato ai farmaci. Non tutti i farmaci sono. Andare in farmacia oggi significa andare in banca, Certo, per insomma. esempio gli integratori, non, Non li il paga sistema nessuno. nazionale non li copre, eppure per esempio per i bambini, gli integratori o per esempio tutto ciò che riguarda l'igiene orale per i bambini o genitale è tutto a pagamento. E molte famiglie per un problema educativo, quindi sia perché hanno i soldi o sia perché li spendono male, chiaramente poi non ti vanno a pagare la pomata o l'integratore 25 euro. Con i E quindi condomoni, certo. questa cosa abbiamo pensato, quindi i medici hanno dato la loro disponibilità per una calendarizzazione di visite specialistiche, però in sintonia con i medici di famiglia. Qui loro non fanno ricette, non fanno prescrizioni, ma con i medici di famiglia cercare di dare una consulenza specialistica immediata a tutta una fascia di popolazione che altrimenti sarebbe, diciamo, inibita alla cura e alla prevenzione, soprattutto, così come la farmacia. Cioè una sorta di farmacia solidale dove si possono dare dei farmaci che non sono convenzionati e c'è la grossa difficoltà. Indubbiamente la pandemia e il lockdown ha reso tutto molto più complicato perché le norme sul protocollo di sicurezza ci sta facendo capire come dobbiamo procedere perché i contatti tra persone, anche per i medici, insomma è una cosa molto complicata. Quindi stiamo rivedendo tutto per partire perché c'è l'esigenza. C'è un'esigenza sanitaria che è davvero molto molto preoccupante. Capitolo disabili. Sì. Nelle ultime settimane, insomma, la notizia importante è stata proprio questa dell'assistenza medico Igienico personale, igienico personale. personale nelle scuole che spetta alle scuole, appunto, quindi lo Stato che li finanzia, mentre il comune deve assicurare il servizio alla comunicazione Il e trasporto. i trasporti. In atto, insomma, ci sono delle falle perché in alcune scuole il personale non è formato e quindi molti bambini sono costretti a rimanere a casa. Cosa state pensando voi di fare? Qual Allora, è lo stato c'è una dell'arte? premessa da fare. La premessa è che è chiaro che il campo della disabilità, la realtà della disabilità, che è una realtà
molto presente. È una realtà che chiaramente per chi la vive, quindi per chi la vive in prima persona e per le famiglie che la vivono, è una realtà davvero drammatica. E già si parte svantaggiati perché chiaramente c'è un problema legato proprio alla vita quotidiana dei disabili e delle famiglie dei disabili. E le istituzioni in generale sulla disabilità hanno fatto dei passi avanti con le leggi importanti, come per esempio la 104, eccetera, ma di fatto poi nell'attuazione. Ad oggi, ancora oggi, paradossalmente la disabilità è sempre, appartiene solo a chi ce l'ha. È Non solo, ma finita la scuola dell'obbligo, non c'è più finita della assistenza. scuola dell'obbligo, si apre una voragine, tant'è che spesso ecco, si tende a bocciare anche gli studenti, proprio perché la scuola rimane l'unico presidio per questo. E su questo bisogna lavorare i comuni per quello che possono fare, il governo nazionale, il regionale. Ora, nello specifico, noi abbiamo i comuni da sempre, tranne per un anno, al 2015, i comuni hanno sempre garantito l'assistenza igienico-personale, affidandolo ad una, sì, a un bando con una cooperativa, perché non avendo chiaramente personale proprio, abbiamo esternalizzato. In più si garantisce per legge il servizio all'autonomia e alla comunicazione e il trasporto. Negli anni anche altri amministratori, quando si c'è un problema di bilancio, chiaramente, perché poi il problema è so far appattare, diciamo, i conti, ricordavano sempre questa situazione che nel resto d'Italia, di fatto, l'assistenza igienico-personale, che al comune di Bagheria costa all'incirca all'anno 350.000 euro, venisse erogata dalle scuole. Altre amministrazioni, altri sindaci paventavano questa cosa. Ma fino a quando la regione non ha, diciamo, chiesto sia un parere all'ufficio legale della regione e poi un parere al CGA, di fatto fino all'anno scorso noi garantivamo il servizio. Servizio eccellente, con persone Che professionisti che garantivano la continuità. garantivano la continuità, eccetera. Nel momento in cui la regione chiede un parere al CGA e il CGA si esprime su questo tema, chiaramente il CGA è chiaro. Dice, guardate che sì, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione e il trasporto spetta agli enti locali o alle città metropolitane. Per quanto riguarda l'assistenza igienico-personale, bisogna rifarsi alla norma nazionale, per cui è la scuola che deve gestire il servizio. Ora, un'amministrazione non responsabile potrebbe dire: è un problema alla scuola, problemi alla scuola. Ma i bambini e quelle famiglie sono la nostra comunità. E anche se il servizio dovesse darlo l'esercito, e l'esercito non lo dà, sono sempre i bambini della nostra comunità. Quindi voi state Quindi intervenendo. stiamo intervenendo. Noi a maggio, quando ci è arrivato questo parere, quando gli uffici, il segretario generale, l'ufficio legale, i dirigenti ci hanno detto: guardate che noi da questo momento in poi non possiamo più erogare perché è un danno all'erario, abbiamo convocato i dirigenti, abbiamo mandato una nota ai dirigenti scolastici. Li abbiamo convocati e abbiamo detto: guardate, ci è arrivata questa nota, noi da questo momento in poi purtroppo non possiamo più garantirla. L'amministrazione scolastica regionale, nella persona di Suraniti, accetta il parere, dice: sì, lo dobbiamo garantire noi, dobbiamo trovare il personale ATA, abbiamo anche un personale che alcuni di questi prendono Possiamo cosiddetto. aprire una piccola Sì, parentesi sul personale ATA? sì, Dico senza criminalizzare sì. nessuno, perché insomma risulta, almeno dalle testimonianze dei genitori, che molto del personale non vuole fare questo Ci tipo di stavo arrivando lavoro. qui, ci stavo arrivando. Dico, dobbiamo essere pure Ci onesti su stavo questa arrivando a cosa. questo. Quindi che succede? Si attiva questa macchina, indubbiamente è una macchina complicata, perché anche il personale che è stato formato non ha mai fatto questo lavoro. A maggior ragione chi oggi si trova a doverlo fare. Ed è anche un lavoro delicato, che non tutti riescono a fare. Occorre, Ci vuole no? la Ci vuole la predisposizione. predisposizione, eccetera. Però indubbiamente c'è un principio che comunque, ecco, bisogna formarli e devono farlo loro. Ora, indubbio che questo inizio così, quindi da maggio, giugno a settembre, sta creando delle falle, perché ci sono scuole che sono organizzate un po' meglio e il personale, diciamo, Anche nel seppur sud. non formato, però ecco, si mette a C'è disposizione. anche Ci un problema sono di genere, c'è il problema di di genere che devo dire disabilità. che noi abbiamo fatto già una schedatura, una mappatura di tutte le scuole. Non abbiamo problemi di genere, Viene quindi poco. viene garantito, non abbiamo problema di numero. Il problema è, ecco, la partenza e la formazione. E chiaramente queste falle che si creano, ho saputo anche io, appunto, da diverse segnalazioni che abbiamo comunicato alla scuola, di ecco, in diversi istituti, alcuni genitori che sono stati chiamati e
E questa è una cosa drammatica, è fuori dalla grazia di Dio, potrei dire, cioè, è fuori dal... Assolutamente. E quindi cosa stiamo facendo? Siccome nel frattempo la regione, che aveva capito che forse questo parere così avrebbe creato, perché parliamo di tutti i comuni siciliani, c'è l'ANCI Sicilia, c'è l'Associazione Nazionale dei Comuni, che sta intervenendo, perché siamo tutti messi nella stessa condizione. Io parlo del distretto perché siamo a capo dei 5 comuni, ma tutti i distretti hanno grosse difficoltà. E allora la regione manda una nota dicendo all'assessore alla famiglia, dice guarda, potete fare un servizio integrativo migliorativo, non specificando di che tipo di servizio si parla. Quindi manca la norma. Manca la norma, manca il cavillo normativo, manca sui fondi. Allora, se lo Stato o se la regione ci dice guardate a livello transitorio facciamo la norma e siete autorizzati, cioè non dovete avere problemi, che sono poi pochissimi quelli, dico possiamo anche prendere dal bilancio comunale, perché i fondi del piano di zona sulla disabilità parliamo di circa, manco arriviamo a 100.000 euro per i 5 comuni, quindi se a noi il servizio, un mese di servizio. Ma se a noi il servizio ci costa 350.000 euro l'anno, 100.000 euro per tutti i comuni, cioè, non stiamo parlando di niente. Ma se ci dicono la norma, anche una norma transitoria, ma che sia normata, perché questo ci darebbe la copertura per poterlo fare, noi i fondi li troviamo per garantire il servizio in questo primo momento di partenza. Poi c'è un problema legato all'occupazione di chi da 20 anni, siamo più di 2000 persone, hanno fatto questo lavoro, hanno fatto questo lavoro, e tu che pensi che io che sono figlio di un operaio non penso, ma è chiaro che anche lì noi cosa possiamo fare? Stiamo come dire, pressando presso le istituzioni nazionali e regionali per vedere di capire cosa possiamo fare, cioè noi in questo momento siamo nella condizione paritaria ai genitori e agli operatori, perché abbiamo la grossa difficoltà. Abbiamo in tutto questo fatto degli incontri, perché non ci dobbiamo assolutamente sottrarre alle responsabilità, anche quando ti insultano, anche quando addossano a te la responsabilità, e chi amministra ha l'onore di farlo con tanti pregi, ma anche l'onere di essere mettersi lì e accogliere gli insulti, i problemi, le offese delle persone. Io lo capisco. Nell'incontro che c'è stato con i sindaci l'altro giorno a Villa Butera, Palazzo Butera, il sindaco di Altavilla Milice, Pino Virga, ha chiesto scusa ai genitori. Ma è certo, scusa la chiediamo, molti dicono parlano di vergogna eccetera, ma indubbiamente quando chi rappresenta le istituzioni, in questo caso locali, non può garantire un servizio e non dipende dalla volontà personale, ma dipende da un inghippo burocratico legislativo tra le istituzioni superiori, e vedi soffrire la comunità, vedi soffrire le famiglie, l'unica cosa che può fare è chiedere scusa a nome delle istituzioni, cioè non sono scuse personali, perché se commetti un errore, mi hanno sempre insegnato che se commetti un errore e lo commetti tu, devi chiedere scusa e perdono e ti devi vergognare, perché la vergogna è un sentimento nobile, la vergogna appartiene a chi ha coscienza, no? Chi ha coscienza si vergogna. Chi non ha coscienza non se ne vergogna. Vedere quale potrebbe essere quello che, come diceva il cardinale Pappalardo, mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata, e quindi in questo momento ci sono ragazzi che non hanno. Sì, però stiamo lavorando davvero notte e giorno, e penso che si arriverà ad una soluzione tempi. Molto. Io non posso dare tempi, però penso che si arriverà ad una soluzione molto breve, perché ripeto, non parliamo del lampione della luce che rimane spento e ci può stare anche un po' di più, non parliamo del cancello che non funziona, cioè parliamo di un servizio e parliamo di un diritto fondamentale che viene reso. Devo dire che abbiamo fatto incontri con i sindaci, abbiamo fatto incontri con l'associazione delle famiglie dei disabili, abbiamo fatto incontri con l'associazione di categorie, abbiamo fatto incontri con tutti coloro che possono darci una mano e tutto chi ha la responsabilità. Questa settimana, quindi tra martedì e giovedì, ci siamo autoconvocati come sindaci e con i genitori per andare dall'assessore alla famiglia. L'assessore già ha saputo di questa cosa, aspettiamo l'orario preciso, andremo lì,
anche con alcuni deputati nazionali di diversa estrazione, per chi è disabile, come qualsiasi altra cosa, non appartiene ad una, diciamo, categoria. E stiamo pressando e mi arrivano messaggi, seppur ufficiosi, che si sta pensando tra il Ministero, la Regione e l'USR di trovare, ecco, la La soluzione per quadratura dei poterci cerchi. fare questo. Bene, grazie ad Emanuele Tornatore, assessore alle politiche sociali e alla famiglia del comune di Bagheria. L'appuntamento con Pungolo Talk è rinnovato alla prossima trasmissione.